Allora ragazzi, adesso vi mostro com'è il gioco. Allora, innanzitutto rispetto alla beta cambia tantissimo. Qui avete un personaggio, ancora uno per adesso, l'ho sbloccato, poi se ne sbloccheranno ovviamente degli altri. Il gioco cambia completamente in quanto, beh, qui avete già gli equipaggiamenti, ma la cosa più interessante è questa. Voi potete andare innanzitutto a gestirvi tutte le vostre missioni già da qua, completamente rifatta tutta l'interfaccia, la struttura anche del territorio. Ma la cosa più interessante, se riesco a ritrovarlo, non riesco più a capire come si trovi il tutto. Qua, vedete qua in alto c'è la possibilità di, dove c'è il carrello, di fatto comprare con del denaro le carte aggiuntive, cioè carte potenziate, cioè carte che si vanno ad aggiungere ovviamente al mix di ciò che già avete, e naturalmente più spendete in queste cose e più naturalmente acquistate carte più forti che poi andate a inserire all'interno del deck. Quindi, a differenza di altri titoli in cui ci mettete l'esperienza che acquistate nel gioco per sbloccare in automatico determinate carte che si vanno a mescolare, qui invece investite del denaro e potete andare a spendere quest'ultimo per fare questo tipo di lavoro. Ma c'è un'altra cosa molto più figa e molto originale rispetto ai titoli di genere: il fatto che possiate andare ad investire sempre del denaro, quindi siete un po' voi a decidere il tutto, per andare a pagare, diciamo così, potenziamenti delle carte, cioè in modo generico trovate dell'equipaggiamento qua che gira, voi avete il vostro denaro e voi dite: ok, investo in questo, tutta questa tipologia di cappelli, quest'ultima, eccetera, eccetera, eccetera. E quando ci rientrate, cioè schiacciate qua, schiacciate qua, ne trovate ancora delle altre, eccetera. E in base a quanto poi andate ad investire, e dove ovviamente aumentano i costi, aumentano le potenzialità, eccetera. Questo significa che in game poi naturalmente avete un ritorno di carte sempre più forti. Di conseguenza è ovviamente che vi risulta sempre un pelino più facile la riuscita di una missione. Il gioco comunque è stato abbastanza nerfato rispetto a quello che è l'originale. Ovviamente è tutto casuale quello che trovate all'interno del gioco. Adesso scegliamo un personaggio che naturalmente ha tutta una serie di potenzialità e di logica con il marchio. E altra caratteristica rispetto al gioco originale, questo è anche molto interessante: nel gioco originale il rischio era che poteste finire le carte, c'erano tante logiche, per così dire, per le quali il gioco poteva anche finire non benissimo per voi se consumavate le carte. Invece qui, francamente, è difficile riuscire a rimanere completamente senza carte. Io la prendo stavolta questa chiave, non ho ancora capito cosa serva, però la prendo solo perché sembra interessante, no? Capisco. Vedete, questa carta e questo set io l'ho già potenziato, probabilmente dovrebbe darmi qualcosa di extra per il fatto che l'ho potenziata, non lo so. Sinceramente non ho ancora visto un ritorno, confesso, oggettivo, però. Questa è la carta che stunna, c'è dentro l'italiano, mi sembra che ci fosse anche in versione beta, però. Cioè, che poi più che beta, tutti i nemici ricevono due marchi. Vedete, questi qua sono gli artefatti che danno
Allora, gli artefatti, allora ve li spiego un attimo perché giustamente faccio una, non tanto una recensione, ma insomma intanto per spiegarvi un po' il gioco. Naturalmente in gioco voi ricevete delle carte, le carte le utilizzate come sto facendovi vedere io contro i nemici. Ogni carta consumata è una carta consumata per sempre, non è un ritorno, non la ripescate, nulla. Ogni volta che la giocate l'avete persa per sempre. Alla fine di ogni battaglia ne pescate tre. E quindi dovete stare un po' attenti a quelle che consumate. Se le consumate tutte rischiate di non averne più, quindi ne avete tre a battaglia. Se le conservate, naturalmente avete più possibilità di avanzare. E con i boss è ovvio che è molto tosta riuscire a sopravvivere. Questi sono stati molto nerfati, però comunque insomma, puoi anche rischiare di perdere. Quindi avete una serie di possibilità per potenziare il vostro personaggio. Quindi equipaggiamento, quindi per esempio questa carta, cioè questo equipaggiamento aumenta tutto l'attacco di uno. Possiamo avere altri pezzi di equipaggiamento così. E naturalmente avete poi gli artefatti. Gli artefatti hanno anche loro, come l'equipaggiamento, una sorta di condizionamento per la partita. Quindi in questo caso questo è l'artefatto standard di questo personaggio, cioè che cura il 20% dei punti vita massimi dopo la battaglia. E avendo sconfitto un boss, acquistiamo ogni volta che sconfiggiamo un boss un artefatto. In questo caso tutti i nemici ricevono due marchi, tantissimo. Quindi a questo punto io non andrò più a prendere carte che aggiungono il marchio iniziale. È ovvio che il marchio aggiunge altro danno ancora, ma andrò a prendermi le carte che hanno già del ritorno nel momento in cui il nemico è già marchiato. Questo ovviamente vale solamente con questo personaggio come logica, ma per farvi capire, è per farvi capire un pochino le strategie. Poi ci sono naturalmente mille modi, ma in questo caso vi faccio vedere un po' la presentazione del gioco, anche perché il gioco è ancora in early access. Quindi intanto qua andiamo a pescare carte, che non ci fa schifo. Cioè, vedete qua, nel giro di un attimo, se non stavo attento, mi faccio anche fuori. Questa ci piace. Qua possiamo potenziare, questa sicuramente stunna. Vedete, lui ha già due marchi di suo, gli ne ho aggiunto un altro, andiamo a 10 marchi, quindi adesso non c'è tanto da fare i fighi perché per quanto recuperiamo, qua ogni tanto ci sono delle mini quest, ma il cui risultato è talmente generico che lo sanno ovviamente anche loro, cioè l'obiettivo è un po' comico. Vedete che forza il. Ok, questo e questo, peschiamo un fottio di carte. Abbiamo vinto, quindi abbiamo portato a casa tutto quello che si poteva. Ovviamente ci sono tutta una serie di potenziamenti al momento in cui la portiamo a casa. Vedete che ad esempio qui, vabbè, abbiamo portato a casa solo 11 perché era una missione abbastanza semplice. Adesso naturalmente ragazzi ve ne faccio vedere ancora una, faccio vedere ancora un giro, così per avere un'idea di questo gioco se la cosa vi può io ovviamente interessare. Il posizionamento dei nemici e i nemici stessi sono assolutamente tutti casuali. Vedete che già questo tipo di livello ha portato una certa difficoltà in più. Però non posso rischiare di usarle tutte, come vi dicevo prima.
so se ho fatto la scelta migliore, però. E siamo al boss. Ok, adesso sicuramente ce la facciamo, poi col boss si recupera la vita. Non grandi artefatti, però raddoppiamo l'attacco. E stuniamo. Piano 2 di 3. Belle anche le animazioni, comunque sono molto particolari. Boss. Pescare una carta d'attacco da 6 d'armatura. Pensate che roba. Quindi adesso noi andiamo a giocarci carte che in qualche modo ci danno in automatico armatura. Cioè ci danno. Di danno aggiuntivo, quindi cerchiamo di marchiare tutti. Vediamo se riusciamo a superare anche il terzo piano. Fatto tipo 2, non è che ho giocato tantissimo, però. Vedete che si rischia molto facilmente. Qua noi siamo 21, quindi ci può stare. Tanto lo marchiamo. Adesso boss zombie.
Vabbè, direi basta. Ah, che figlio di puttana. Cioè, non muore mai praticamente, un Highlander. Ricompensa tanto oro, quindi la ricompensa di tutta quella roba qua ci dà bonus extra. Quindi, per esempio, noi andiamo qua. In questo caso no, però io dico, scelgo di aspettare di avere più oro oppure vado, eccolo qua, a potenziarmi questo tipo di carte. Sono tutte scelte da fare, francamente. No, forse ha più senso. Tasto destro del mouse. Aspetta, che francamente non mi ero mai accorto. Velocità proiettile sul tasto destro del mouse. Non mi ero mai accorto che ci fosse. Comunque, questo è il gioco. Tanto avete visto praticamente due run. Cioè due percorsi completi, un po' di spiegazione, spero che la cosa vi piaccia, vi voglio bene, continuate a seguirci, ragazzi iscrivetevi al mio canale perché siamo proprio appena agli inizi, siamo partiti la settimana scorsa, però insomma c'è gran bisogno anche di salire con un po' di numeri. Grazie a tutti, alla prossima e ciao!